Aiuto, ragazzi! Aiuto! Sono stata catturata dai miei stessi abitanti del villaggio che mi hanno rinchiusa qua dentro e non so perché. Per farmi uscire dovete lasciare subito un mi piace. Vi prego, fatelo per i miei bellissimi occhi, se non volete vederli pieni di lacrime. Vi lascio altri 3 secondi per farlo. Grazie per averlo fatto, ma ancora non mi hanno liberato. Io non so come fare, io davvero non so come... Aspetta. Ma che ho qui? Una torcia! Oh, finalmente ci vedo! Oh. Ok! Trinity Hosting, the performance hosting solution. Già benvenuti a YouTube, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video della Joey Pack. Siamo tornati in questa bellissima serie. Ragazzi, io lo dico in ogni episodio, probabilmente vi sarete anche stancati di sentirlo, ma questa serie vi fa davvero impazzire. Ogni giorno, cioè ogni volta che la pubblico, riceve un casino di mi piace. Siamo arrivati di nuovo a 1200 mi piace. Non 1300 come ho detto per lo speciale da un'ora. Ma se in questo episodio li raggiungiamo, 1300 mi piace, farò questo appunto episodio da un'ora. Dove leggerò anche le vostre storie. Perché ragazzi, leggere in un episodio normale mi pare un po' difficile, perché una storia per essere bella, decente, deve essere anche leggermente lunga. E voi mi avete inviate tante di storie belle, cioè proprio belle, però ho fatto una prova e ci vorrebbe troppo tempo a leggerle in un episodio normale. Quindi o faccio proprio degli episodi a parte, dove faccio solo quello, dove leggo solo le vostre storie, oppure nell'episodio da un'ora che appunto farò se raggiungiamo i 1300 mi piace. Mi dispiace che per solo 100 like non siamo riusciti a fare l'episodio da un'ora, perché molti di voi lo volevano nei commenti, solo pochi hanno detto sì, ma poi è troppo lungo. Ragazzi, YouTube permette di... guardate, che figata, dopo vi spiego perché faccio salti così alti. YouTube permette di lasciare tipo dei segnalibri, cioè nel senso, se voi chiudete il video a 10 minuti, quando lo riaprite state ancora a 10 minuti. Quindi non dovete per forza vederlo tutto insieme, potete anche vederlo 10 minuti oggi, 10 domani, insomma, tanto la Joey Pack esce circa una volta a settimana, a meno che non ci siano eccezioni, quindi avete tutta la settimana per vedervelo tutto, tranquillo. In ogni caso, come vedete, c'è un sacco di roba nel mio inventario. In questa settimana, in tutta questa settimana, che cosa ho fatto? Mi sono preparata per questo momento, perché ho detto no, questo boss è troppo forte, ho bisogno di una preparazione più grande. E che cosa ho fatto? Allora, innanzitutto ho farmato esperienza all'XP farm, che non vi ho mai fatto vedere perché vi avevo detto già nei primi episodi, è uguale alla vecchia. Cioè ho trovato lo stesso dungeon della Jawycraft, per chi seguiva la vecchia Jawycraft. Sì, Jawycraft, non Jawypack. Per chi seguiva la vecchia Jawycraft la conosceva già, quindi mi pareva inutile rifarvela vedere, che è praticamente un XP farm di zombie. Sono stata FK tipo 3 ore e c'erano un casino di zombie. Li ho uccisi tutti e sono riuscita a potenziarmi al massimo con le Goki stats. Non tutto, perché tutto non ce l'ho proprio fatta, però un sacco di cose, come vedete, le ho potenziate al massimo. Queste cose dorate sono potenziate al massimo. Poi sono andata nella dimensione che conosciamo tutti e mi sono craftata questa armatura. E guardate che cosa figa. È fichissima questa cosa. Mi sono craftata questa armatura bellissima e l'ho anche enchantata con le orb, perché è più forte. Non ho trovato purtroppo frecce, cioè sì, ne avevo trovate pochissime, ma le ho utilizzate contro dei mob, dei creeper, perché sono uscita di casa, c'erano un sacco di creeper, dato che non potevo ucciderli da vicino perché altrimenti mi facevano saltare in aria la casa, le ho uccisi con le ultime frecce che mi rimanevano. Quindi non ho frecce, però ho tutta questa roba e mi sono anche ricraftata il cristallo. E infine, adesso vi faccio vedere la cosa più grande che ho fatto. Ho minato tantissimo ossidiana grazie a questa Goki Stats, non ci ho messo niente. Praticamente grazie alla Goki Stats questa qui, per minare, l'ossidiana si mina in un secondo. Cioè vi giuro... Ciao Pigman. Vi giuro, non ci ho messo niente a minare tutta un sacco di ossidiana. E ho costruito il blocco che mi avete consigliato. Però io, cioè, già ci avevo pensato a fare quel blocco. Infatti mi sa che l'avevo anche detto nel video che avrei voluto farlo. Quindi adesso possiamo sconfiggere il boss senza paura che questo boss scappi. Ok, era successo un casino che non avete idea. Per un attimo mi è preso un infarto. Sono entrata nella dimensione, poi sono riuscita subito perché dovevo non ho fatto in tempo nemmeno a mettere piede, che sono subito rientrata perché dovevo prendere una cosa. Mi ero dimenticata di prendere l'ascetta,
che poteva servirmi. E cosa è successo? Non avevo più la mia roba, il mio inventario era sparito. Rientro in questa dimensione e il mio inventario non è tornato. Allora mi sono righivata la roba e niente di più, niente di meno, come vedete. Però, cioè, adesso ho tutti gli utilizzi, anche se per fortuna non l'avevo utilizzata altrimenti mi sarei sentita in colpa. Comunque, questa è la piattaforma. Non ci ho fatto anche il tetto perché basta, cioè... A parte che l'ossidiana, lo ammetto, non l'ho scavata io, ma le mie sorelle. Però questa cosa più o meno l'ho fatta quasi tutta io. Ok, un po' l'hanno fatta anche le mie sorelle. Però molta parte di questa piattaforma l'ho fatta io. E mi scocciavo a fare anche il tetto. Mi scocciavo anche a chiedere alle mie sorelle. Quindi non fa niente. Adesso mangiamo questa. Posizioniamo qui questo. E via. Ok. Allora, sperando di non... Allora, non dobbiamo far bruciare il drop. Non dobbiamolo far bruciare. Come parlo? Allora, tu. Ah, ecco cosa ho perso, che non mi sono righivata. Sto cercando di rispedirgli indietro tutte le sue robe. Ecco, forse avrei dovuto fare anche il tetto. Ok, vai. Io prendo fuoco, ma per fortuna ho la fire resistance. Mi sono messa il coso di fire resistance, che non so per quanto dura. Ah no, ma me l'ha dato. Ok, però tu devi venire più in qua. Devi venire decisamente più in qua, perché se no, se esci fuori, mi rompi il drop, che è proprio quello che mi serve, il drop. Mannaggia Teo. Dio santissimo, ho anche dimenticato il coso in diamante. Questo è lentissimo a scavare l'ossidiana. Sì, perché dovete sapere che la Goki Stats funziona soltanto con la roba della vanilla, con la roba, cioè, non roba normale, però con la roba con cui deve funzionare non funziona. Cioè, nel senso, con ciò che non è vanilla non funziona. E questo mi crea non pochi problemi. Adesso devo spaccare questa parte per far risalire sto demone di merda, perché se no mi brucia il drop, che è fondamentale. Quanta vita hai, maledetto? Tanta. E allora devi venire qua, lo sai, piccolino? Adesso tu vieni qua, anche se non c'è il tetto, maledizione. Ok, ragazzi, mi sono fatta anche il soffitto e ve lo dico, cioè io sono sincera, me lo sono cittato perché mi sono rotta le scatole. Il tipo si è buttato giù per l'ennesima volta, si è andato per l'ennesima volta e per me è impossibile sconfiggerlo. Cioè, o aggiustano questi bug che al posto di avvicinarsi il boss se ne va, oppure io devo per forza fare così, altrimenti... Cioè, io non avevo voglia, sinceramente, di scavarmi di nuovo tutta l'ossidiana. Va bene, non l'ho scavata del tutto io, però non avevo voglia. Cioè, non è possibile che per dei bug di una mod io devo dannarmi in questa maniera. Quindi mi sono fatta il soffitto. Adesso ho di nuovo questo, mi mangio di nuovo questa maledetta mela e andiamo di così. Altrimenti non riusciremo mai ad avere... Ecco, è pure troppo stretto adesso. Oh, non me ne frega niente. Muore sto tipo allora. Non riesco nemmeno a colpirlo, perché... Dai, fammelo adesso esce. Adesso esce perché è buggato. Adesso esce perché è buggato, io me lo sento. Maledizione, ma una lotta normale no, eh. Ok, adesso credo di riuscirci. Ho fatto il soffitto bello alto. Ho ancora la resistance e la fire resistance. Quindi spero adesso di farcela. Forza. Non posso dannarmi per un maledetto boss. Voglio fare una boss battle come si deve, con nessun boss che scappa e io che riesco finalmente ad ammazzarlo. Quindi adesso io ti stupro in quest'angolino. Cioè, rischio comunque di morire, però almeno adesso sono sicura che è una boss battle alla pari, non con te che scappi e mi colpisci da lontano come un codardo di merda. Perché, ragazzi, ai videogiochi si gioca per divertirsi, non per stare lì a scavare ore e ore ossidiana del cavolo per uccidere un boss che si bugga e se ne va al posto di venire a cercare di ucciderti. E tipo, gli sto facendo il culo finalmente. Però è meglio levare tutto questo fuoco, altrimenti mi si brucia il drop. E giuro che se mi si brucia il drop io do di matto. E adesso sto morendo, ora sto morendo. Dovrei essere immune però al fuoco, non capisco perché. Ho la regeneration, adesso vai, adesso. Ho la fire resistance, non so perché comunque mi fa del male. Però cercherò di non farlo, non lo fare più. Oh, finalmente una boss battle alla pari, dove tu non scappi come un codardo quale sei. Sì, dai, ce l'ho quasi fatta. Dai, allora, togliamo tutto sto fuoco. Vai. Altra mela, altra corsa. Vai, su. Sì, dai, muori, ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Sì, dai, forza.
Forza. Quasi fatta. Togliamo tutto il fuoco qui. Togliamo il fuoco qui. Togliamolo, 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 togliamolo. Si sta facendo del male da solo. Sta facendo del male da solo. Sì. 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 E ha bruciato il drop. Madonna, non ci voglio credere. Si è bruciato il drop. Vabbè, ragazzi, io non so davvero cosa dire. Vuol dire che ricrafterò il cristallo e lo ribatterò off camera, cercando questa volta di non far bruciare il drop, perché davvero, se no io do di matto. Mi sono uccisa per questo cavolo di boss battle. Ho scavato un sacco di ossidiana a mano, cioè io e le mie sorelle, ripeto, non sono stata solo io perché mi scocciavo, però comunque un sacco di tempo sprecato anche a farmare, perché invece a farmare sono stata io ho farmato. E queste piantine danno cuori. Fico. Quanti me ne dai? Vabbè, comunque. Che figata. Io non avevo capito che erano queste le piantine che davano cuori. Se lo sapevo prima, io... Che cosa figa è? Io non ne avevo idea. Bellissimo. Quante ce ne sono? No, adesso andrò in giro a cercare cuoricini per la dimensione. Questa cosa è bellissima. Io non avevo capito che erano questi a dare i cuori in più. Allora non sarei morta. Cioè... Se l'avessi saputo prima sarei morta molte meno volte. Vabbè, comunque, vedrò di farlo off camera, perché quella roba, maledizione, non so nemmeno parlare. Il Vulron ci serve tantissimo per battere un altro boss che, per senso, non mi sbaglio, va spawnato nell'overworld. Io davvero non ci posso pensare. Mi sono preparato un'intera settimana per questa boss battle. E cosa succede? Non mi dà il drop. Non mi dà il drop. Cioè, più ci penso e più mi viene il disgusto, sinceramente. Pur di fare qualcosa, ragazzi, io direi di entrare in questo dungeon e vedere che cosa ci possiamo trovare, se c'è qualcosa di carino o meno. Allora, innanzitutto dobbiamo cercare di passare all'altra fazione, vi ricordo, per riuscire a spawnare quel maledetto boss, che mi avete detto che, cioè, lo riusciremo a spawnare soltanto una volta nell'altra fazione. Quindi adesso cerchiamo di uccidere questi maledetti e così potremo finalmente spawnare quel bellissimo boss, perché mi ispira tanto anche come boss. Elf King Boss, non lo so, mi piace. E quindi non ho portato le torce. Già, e quindi non ho portato le torce. Ciao, scheletrino. Ciao, bello. Oh, mi ha droppato la testa. Qui abbiamo uno spawner. E lì c'è una cesta. Oh, bellissimo. Apriamola. Niente di interessante, però prendiamo tutto perché non si sa mai. Esploriamo un po' il dungeonetto. Oh, una torta, grazie. Grazie, molto gentili. Oddio. Sembra abbastanza... L'ho già visto in un altro... modpack questo tipo di dungeon, e che se viene unito a un'altra mod tipo la RPG, esce un dungeon uber powa. Oddio, sembra che sto girando sempre intorno, sbaglio. Che okay, qui ci sono altre stanze con altre torte, qui ci sono dei maghi che ovviamente non mi droppano niente di utile. Qua si può salire, ma non so se si può salire da, cioè non so da dove si sale. Lì c'è... Ma l'avete visto? Che cazzo è? Che cazzo... Vabbè. Qua c'è uno zombie. Togliamo questi spawner davanti. Diamanti! Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, oh, scheletro, scheletro, scheletro. Ciao, ciao, scheletro. Andiamo a togliere tutta sta roba. Oh, ma qua ci sono tipo delle stanze degli or. Nonostante sia pieno solo di robe vanillose, devo dire che non è male sto dungeon. È abbastanza... È abbastanza carino anche per come è fatto. Cioè, è fatto bene. Poi queste stanze random dove ci sono gli or sono molto interessanti. Cioè, è bello, sì, mi piace. Cioè, oddio, noi ormai siamo piuttosto forti, quindi questa roba non è che ci serve più di tanto. Adesso lo sto esplorando giusto perché non è andata come volevo con il boss e ho bisogno di distrarmi. Quindi ho detto, vabbè, facciamo qualcosa. Però... in un dungeon è un buono, per esempio, come dungeon vanilla. Se questo fosse un pacchetto vanilla, cioè un pacchetto vanilla, qualcosa senza le armi o powa, ecco, senza queste cose powa che invece ci sono, sarebbe buono come dungeon. Se vi chiedete perché sto raccogliendo redstone, beh, sto raccogliendo redstone perché mi piace. Oh, qui c'è della sandstone, credo si chiami così. Endstone, non sandstone, che cazzo dico. Qua c'è della lava.
Vicious High Jump. Cosa è sta roba? Vabbè, la prendiamo comunque. Prendiamo anche la redstone figa. E cerchiamo di uccidere altra gente della nostra fazione, perché noi siamo persone cattivi. Sì, me. Muorici, 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 muorici. E muorici anche tu, dato che ci sei. Addio, anche tu. E muorici, piccolino! Ciao, è stato bello conoscerti. No, non è vero, piacere è tutto tuo. Ora mi spiegate perché la lava fa le gocce. Guardate, fa le gocce. Cioè, non ha senso. Ma va bene. Va bene lo stesso. Va benissimo. Addio, fermati, ok. Va bene ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Probabilmente non è durato tanto, però purtroppo le cose non sono andate come avrei voluto. E quindi non posso fare molto. Però nel prossimo faremo una cosa che vi sto dicendo da parecchi episodi, che non vi dirò che cos'è, però è una cosa abbastanza carina. Non è avventura, però è soprattutto decorazione, ma non solo. Poi capirete, ci sono degli Steve che si muovono nella minimappa e non so che cosa sono, ma non importa. Quindi niente, scusatemi se appunto non è andata come avrei voluto, ma questi boss sono davvero tremendi, soprattutto quando si buggano a questa maniera che mi fanno innervosire. E niente, lasciatemi consigli come al solito, tanti mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi.